Siamo dietro le quinte di The Voice of Italy, ormai siamo alla fase finale, ospitiamo Federico Russo a Velvet Music. Ciao Federico. Ciao, ciao. Federico, benvenuti nel camerino del conduttore con un gatto finto sul divano. Beh, meno male. Allora Federico, pensiamo all'anno scorso, il tuo predecessore Fabio Troiano ha insomma, vissuto momenti un po' complicati anche attraverso Twitter, attraverso i social network, un po' criticato, noi l'abbiamo spesso difeso, a te questo finora non è capitato, ormai siamo quasi alla fine. Torna. Facciamo un ricordo. Ci sono altre due puntate. Chissà, la curiosità è qual è il tuo rapporto in questo momento, durante le puntate di The Voice con i social, cioè segui appunto le eventuali critiche, giudizi, ti possono condizionare in qualche modo? Io sono molto presente, diciamo, sui social perché mi divertono tantissimo, ho Twitter che è, diciamo, il social che uso soprattutto, pensa che Instagram lo sono fatto 3 giorni fa, però comunque sia mi diverte molto, è un bel giocattolo, è chiaro che bisogna forse un po' imparare a prenderlo, cioè su 1000 commenti positivi magari quel commento brutto è quello che più ti ricordi, cosa è sbagliato, perché non puoi essere influenzato da un commento singolo, così come non puoi andar bene a tutti, insomma. Quindi, vero. So che Fabio leggeva naturalmente tra i tanti commenti anche quelli negativi, però insomma bisogna riuscire a fare una sorta di filtro e cercare di vivere sereni, insomma, il mondo dei social che a volte può essere davvero molto, molto crudele. Detto questo, però sì, finita la diretta, un occhio a Twitter, ecco. Ce lo butto, insomma, perché fa piacere quando ricevi dei complimenti e fa pensare quando invece ricevi delle critiche. Senti, escludendo quelli che sono arrivati adesso alla fase finale, ti va di citare così, fra i giovani artisti che hai visto e quali sei stato accanto, uno o due nomi che ti hanno colpito in qualche modo, indipendentemente dal team? Ma guarda, sono tanti quelli che mi hanno colpito, quindi dirti un nome piuttosto che un altro rischio magari di dimenticare altro, non è per fare quello politica ricorrente. Devo dire però che arriviamo da un terzo live show dove abbiamo perso una voce che a me aveva molto colpito fin dalle Blind Auditions, le ho detto anche sul palco, per cui mi è dispiaciuto molto dell'eliminazione di Esther Oluoro, che mi era proprio piaciuta tanto fin dalle Blind, cioè mi aveva veramente commosso. Le Blind sono stato male quando ho cantato Stay di Rihanna, è una voce interessante, però era in mezzo a un team di ferro e quindi poteva capitare. Senti, questa sera semifinale, ospite tra gli altri anche Fedez. Fedez mi avvicina a X Factor perché il tuo, io lo chiamo parallelo, che sarebbe Alessandro Cattelan, è qua adesso, è praticamente lì accanto, ha detto una cosa interessantissima secondo me, ha detto in Italia oggi non ci sono arrangiatori, non ci sono produttori, le canzoni si assomigliano tutte, tu sei il conduttore di un programma simile al suo, qual è la tua opinione da questo punto di vista? Sono anche uno dei suoi migliori amici, intanto ci mettono in parallelo, ma in realtà a parte un parallelo che a me fa piacere, e mi fa piacere trovarmi su un palco importante, vedere anche lui su un palco importante, dato che abbiamo condiviso comunque un'esperienza molto comune, siamo nati entrambi, diciamo così, dalla TV musicale, abbiamo fatto tanta di quella gavetta, ma tanta che non avete idea, e quindi sono felice, insomma, che abbiamo entrambi avuto un'occasione importante. Sono d'accordo con lui, insomma, è importante tirare fuori delle voci forti, grosse, che lasciano il segno, però è anche importante tirare fuori dei pezzi che lasciano il segno, perché poi alla fine è finito un programma, un talent come può essere The Voice, è importante il percorso che l'artista che vincerà o arriverà sul podio The Voice sceglierà di fare. Lì conta molto la sua volontà, conta molto il suo impegno, conta molto la sua capacità di scrivere o di trovare pezzi adatti per il mercato. Senti, è una domanda banalissima, però ci può stare. Vorrei sapere cosa c'è nell'iPod di Federico Russo, perché ti vediamo ogni volta, ogni mercoledì, citare artisti spesso contemporanei, ricordo spesso Farrell, ad esempio, citato da te, e tanti altri. Ma cos'è che ascolti? Perché un conto è quello che ti capita, ma
i tuoi gusti, quelli proprio preferiti, le tue cose preferite. Guarda, Pharrell lo cito spesso perché tutti gli ospiti internazionali hanno un singolo prodotto da Pharrell. Vero. Anche quello che vedrete stasera in uno dei tanti che stasera sarà ospite della semifinale ha un singolo prodotto da Pharrell. Sì. Quindi Scab, Liar Liar, prodotto da Pharrell. Nel mio iPod che cosa c'è? C'è un po' di tutto. Ma chi è che sta cantando? La sentite? Noemi, sei te? It's Raining Men, Alleluia. C'è Noemi che canta It's Raining Men, Alleluia. C'è una versione proprio personale. Bellissimo. Qua io la registro, tanto qua i camerini sono aperti, la registro da qua. La vendiamo ai semafori. Nell'iPod, no, a me piace moltissimo. Non so, io sono un grandissimo fan della musica con cui sono cresciuto, per cui adesso vengono in mente i Blur perché ho incontrato Damon Albarn di recente, però mi piacciono moltissimo gli Arctic Monkeys, mi piacciono moltissimo i Black Keys, insomma mi piace molto quella nuova ondata che però cita la musica poi fondamentalmente nata negli anni 70, e poi mi piace la musica degli anni 70, mi piacciono Velvet Underground, i Television, i Talking Heads. Okay. Dovevo nascere a New York negli anni 70, vabbè, siamo in via Becerate nel 2014 a Milano. Senti, due cose per chiudere. Una, così siamo, come dicevi tu prima, politically correct. Non un complimento, ma un elemento per ognuno dei quattro coach. Cioè una cosa in particolare che hai notato in questo lungo percorso che avete condiviso per ognuno di loro. Piero Perù è veramente rock and roll. Raffaella ne sa e ti insegna. J-Ax è rap and roll, è una grande novità per questa edizione, è stata una grande novità veramente, e Noemi è super sole, poi canta benissimo, non so se la sentite. Noemi, è finito? Vabbè. A metà la puntata, in me. L'ultima domanda, è una domanda che faccio di solito ai cantanti, però tu hai anche cantato nella tua carriera, per cui ci può stare. Come no, canto anche ora. Vedi? Segreto di nascosto, ma canto anche ora. La canzone nell'armadio, la canzone di quando eri ragazzino e che ancora oggi ritorna perché è legata ad un ricordo particolare, che può essere un cartone animato, un film, un telefilm, qualsiasi cosa. Non so, un ciclopo d'acciaio? Ah, non lo so, i cartoni animati mi si apre un mondo, il ciclopo d'acciaio, il Benji. Beh, ma non saprei, perché poi quando sei ragazzino vai a blocchi, no? Certo. Blocchi temporali per quanto riguarda le passioni, per cui io ci ho avuto il primo vero... No, là, all'inizio a 2 anni mi piaceva Scialpi, rock and roll. Sì. Rock and roll. Poi mi piaceva, anzi, ancora prima Battiato, tu pensa, io sono l'unico che bambino a 9 mesi era fan di Franco Battiato, cioè pensate che riferimenti alti che richiedevo da piccolo, sì, perché mi piaceva Cucurucu Paloma, e quindi andavo il passeggino in giro con mia madre e cantavo Cucurucu Paloma, guardando anche la gente in faccia con aria minacciosa. No, poi mi ricordo di aver avuto una grandissima bomba proprio di passione per Michael Jackson verso gli 8-9 anni, poi sono arrivati i Queen alle medie, perché quando è morto Freddie Mercury, così come è successo per il povero Michael Jackson, è scoppiata la moda, quindi anche i più giovani, i ragazzini, hanno iniziato a apprezzare i Queen, no? Soprattutto scambiandosi all'inizio i Greatest Hits 1 e 2 dei Queen e poi andando a ritroso a ricercarsi gli album. Mi ricordo in gita, comunque tutti nelle cuffie ascoltavano i Queen. Poi ci sono stati gli U2, altra grande passione dell'adolescenza quasi, insomma, si parla di 12-13 anni di età. E poi tutta l'ondata Britpop, i Blur, gli Oasis, cammini in avanti. È un armadio a quattro ante. Sì, sì, vabbè. Sì, è una cabina armata. Grazie Federico Russo, veramente. Grazie a voi. A presto. A presto, ciao, grazie a voi.